Ciao amici del canale, oggi siamo in macchina perché voglio andare a fare dei test con le eliche che mi sono comprato della Master Ice Crew, appositamente studiate per l'Air 2. L'azienda dice che dovrebbero dare un tempo di volo di circa l'8% in più, che sono meno rumorose rispetto alle altre e più altre caratteristiche, pesano di meno, quindi dovrebbero far soffrire di meno, dovrebbero dare una minore inerzia e una maggiore risposta ai movimenti del drone, e anche dare la possibilità di riservarci una carica di batteria in più. Io ho creato, farò vari test, uno di questi è dedicato al confrontarle con le eliche, quelle originali. Ho creato una pianificazione in DroneLink in modo che così la posso ripetere e non sbagliarmi sul traiettoria di volo che farò. In questo modo vedremo quanta batteria ritorna, con quanta batteria ritorna il drone e come si è comportato in volo, visto che scaricherò i dati su AirData. Arrivano in un bel sacchettino, devo dire la verità, diviso in due in modo da non sbagliarsi. Da una parte ci sono quelle che girano in senso orario, quindi senza il segnetto solito che siamo abituati a vedere, e dall'altra parte quelle che girano in senso antiorario, eccole, queste qua con il segnetto. Insomma, il sacchettino è bellino. Vediamo se effettivamente fanno ciò che dicono. Farò vari test. Voi ovviamente potete saltare nel video al test che più vi interessa. Io sono abbastanza pedante in questi test, però siete liberi di saltare nella posizione del video che più vi interessa. Ciao a tutti. Analizziamo i file di log. Questo è il file di log proveniente dal volo con le Master Ice Crew. Possiamo notare che la batteria è partito con una batteria carica al 100% ed è atterrato con il 63% di carica ancora disponibile. La batteria è ritornata con 44,70 gradi centigradi e la velocità massima è stata di 25,67 km orari. Vediamo ancora che il software ha stimato 29,26 minuti di volo con questa batteria in questa modalità di volo, e quindi 7,78 km per questo tipo di volo con questa batteria. Questo invece è il flight log delle eliche originali. È partito con il 99% di carica ed è atterrato il drone con il 61% di carica ancora residua. Ha avuto una velocità massima di 26,57 km orari, quindi significa che c'era un po' più di vento, e lo potete vedere anche sulla scheda principale. E la batteria era calda, 43,40 gradi centigradi. Il software ha stimato 29,20 minuti per batteria e ha stimato che si potevano fare 7,72 km con questa modalità di volo. Perfetto, siamo pronti. Non ho l'altro cellulare che mi si è scaricato. Facciamo partire.
Misuriamo subito. Ventinove gradi, 28,6. Ventinove e 29 gradi. Bene, master e screw 29 gradi. Perfetto. I motori si sono raffreddati, cambiate le eliche. Si può ripartire con il test. Subito 28 27,5 28,1 27,7 sono leggermente più freddi. Eccoci qua, setup terminato e scusate, test terminato e analizzeremo i dati del fonometro. Ciao a tutti. E questo è lo snapshot di un punto saliente per entrambe le registrazioni. Quello che si nota è un picco a 1,6 kHz per quanto riguarda le originali, che invece è spostato a 1,2 kHz per le master screw. Ed è anche un pochino più forte, si nota più spesso durante la registrazione, infatti probabilmente lo ascolterete quel leggerissimo sibilo. Per quanto riguarda gli altri due picchi intorno ai 200 Hz e ai 400 Hz non c'è una grossa differenza, forse sono un po' più importanti quelli sulle originali, ma è veramente leggerissima la differenza. Insomma, sono più o meno simili, non sono così tanto poco potenti come vogliono far credere. Bene, ora vediamo l'ultima parte del video, quella un pochino più scocciante, diciamo, che ci farà vedere qual è la differenza fra le due eliche dal punto di vista costruttivo. Allora, ecco qua, sto cominciando la registrazione. Dunque, vediamo innanzitutto la corda, che differenza c'è di corda, perché mi sembra che siano leggermente più corte. Vediamo un attimo se riesco a riprenderlo. Mi dice 21,76 mm, quindi prendiamo anche la corda di quest'altra e mi dice, un attimo, fatemela prendere bene, 21,47, quindi effettivamente è più corta. Vediamo un attimo invece a questo punto l'apertura alare,
le masse screw hanno un'apertura alare di circa 96 mm, ho paura di piegarle quando la tocco, ecco, 96,03, mentre invece l'apertura alare di quelle originali, beh, è abbastanza evidente perché addirittura la punta tagliata è 90,81. Se osserviamo, in realtà anche il passo delle due antenne, delle due scusate, anche il passo, se osserviamo bene, anche il passo delle due eliche è leggermente diverso. Cerco di girarla, ecco. Qui forse si riesce a notare come il passo delle Master Skew è leggermente più ampio. Leggermente più ampio, si nota un pochino, non posso provarlo. Quindi il passo è un po' più ampio su quelle delle Master Skew. Vediamo un attimo lo spessore nella parte più spessa. 1,33. Ho schiacciato un po', insomma, vediamo, 1,32 mm. E 1,78, quindi le Master Skew sono un pochino più spesse. Non ho possibilità di provarle con un bilancino di precisione, dicono che sono più leggere, ovviamente non lo posso provare, farò qualche test pesandole tutte e quattro insieme, almeno così ho la sicurezza che la risoluzione della mia bilancia le possa vedere. In ogni caso, normalmente un'antenna con un passo più ampio rispetto ad un'altra con un passo più corto dovrebbe portare effettivamente ad una maggiore velocità, ma anche a un sovraccarico maggiore sui motori. Così come la stessa cosa vale per una elica più lunga dal punto di vista dell'apertura alare. Ma in questo caso le Master Skew hanno una corda più stretta, quindi diciamo quello che si guadagna sulla lunghezza e sul passo lo perdono un po' sulla corda. Forse è proprio questo che non fa sentire così tanto la differenza. In realtà il motore si è un pochino più riscaldato, abbiamo visto dai test precedenti, quindi effettivamente qualcosa fanno queste eliche più lunghe e con un passo maggiore. Io direi che come conclusione sono molto simili a quelle originali. Io posso anche pensare che vanno bene e le potrei tenere normalmente, ma non so in che modo, in che qualità o quanto vengono testate queste eliche dalla Master Skew. Certo mi dispiacerebbe perdere il drone per un'elica che si rompe. Con queste originali ci sono tantissimi droni in giro e quindi è chiaro che mi sento molto più sicuro. Loro le vedo più spesse, più spesso significa però anche più rigida. Quindi quando non sappiamo in qualsiasi condizione di vento e di temperatura pure potrebbe variare, quindi diciamo se volete utilizzatele, per me sembrano veramente molto simili, la differenza di rumore è veramente molto bassa, quindi diciamo io continuerei ad utilizzare quelle di default. Sta a voi decidere se vale veramente la pena. Ciao a tutti.